Volano per l'economia o via libera all'ennesima cementificazione? Il piano casa del governo fa discutere. Ecco in sintesi le novità. Si potranno ampliare gli edifici abitativi fino ad un massimo del 20%. Gli edifici costruiti prima dell'89 potranno essere abbattuti e ricostruiti fino al 30% più grandi. Non saranno ampliabili gli immobili nati con un abuso edilizio, pene più lievi se si rimettono le cose a posto. Nella riforma prevista anche la possibilità per i comuni di concedere sconti fiscali per le ristrutturazioni. Si arriva ad una riduzione del 60% nel caso in cui l'abitazione sia destinata a prima casa del richiedente o di un suo parente. Il piano prevede lo stanziamento di 550 milioni di euro per la costruzione di alloggi per l'edilizia popolare. Comunque sarà decisivo il ruolo di regioni ed enti locali. I governatori delle regioni di centro-sinistra sono passati subito all'attacco del piano casa lanciato dal premier Berlusconi. Nelle Marche il presidente Gianmario Spacca ha ribadito la necessità di evitare deregulation, ma si è detto pronto ad un dialogo. Ci sono però in maggioranza i primi no a priori. Questa è sicuramente una ricetta vecchia di cui questo paese non ha bisogno. Purtroppo questo piano casa è impostato effettivamente sull'idea che il cemento debba essere ancora una volta il volano dell'economia. Così non sarà, è sostanzialmente un condono preventivo per cui incentiverà forme di speculazione che andranno a devastare una di quelle che invece è la vera risorsa di questo paese, che è il paesaggio. Il rischio è quello della speculazione oltre evidenti rischi di cementificazione. Il governo, anziché investire su nuove abitazioni e su alloggi pubblici, cerca attraverso l'aumento delle volumetrie abnormi di alimentare le speculazioni. Diverso l'approccio del centrodestra. Io ritengo che sia senz'altro volano per l'economia, che sia una necessità reperire nuovi alloggi. Va regolamentato molto bene, con paletti ben determinati da un punto di vista urbanistico, questo sì. E soprattutto è una delega, non dico in bianco, ma quasi alle regioni. Le regioni, come ci spiega il governo, potranno recepire il piano, potranno non accettarlo e potranno dare i contenuti che riterranno. La nostra regione si era già occupata di un piano casa attraverso una legge sull'edilizia sostenibile approvata poco meno di 8 mesi fa. Noi come regione ci eravamo già attrezzati con delle disposizioni che tendevano a favorire l'aumento di volumi, soprattutto per chi intendeva costruire con tecniche, diciamo così, di risparmio energetico e di qualificazione dei materiali. Su questo però la regione che deve fare, la giunta che deve fare i regolamenti non l'ha ancora fatti e quindi siamo bloccati. Teoricamente il risultato sarebbe identico a quello che propone il governo Berlusconi, diciamo, dando una specie di semplificazione amministrativa al rilascio delle autorizzazioni. Nelle Marche già stiamo predisponendo un piano casa che possa rilanciare l'edilizia, attraverso però il recupero di tutti quegli immobili che vi sono nei centri storici o nelle periferie degradate per rilanciare. Dalla regione la promessa è quella di una serie di interventi ad hoc in fatto di abitazioni e si parla già di social housing.